Lo aveva detto anche a Renzi, in uno degli scontri più accesi, un confronto tra la vecchia e la nuova politica. Era certo che si sarebbe parlato di lui anche dopo la sua morte. E così è stato, così sarà. La notizia della dipartita dell'ultimo grande esponente della DC italiana ha travolto il mondo della politica e non solo. Sarebbe banale pensare che a piangerlo sarebbe stata solo la sua Nusco, quella della quale era anche sindaco. È l'Italia intera che perde un grande statista, un personaggio senza peli sulla lingua, un pensatore di politica. La piccola cittadina irpina si è unita attorno a quello che per tutti era solo Ciriaco. Lacrime agli occhi per chi ha avuto la fortuna di avvicinarsi alla chiesa. Lacrime per chi, invece, ha invaso la piazza per assistere alla celebrazione attraverso un maxischermo. C'erano proprio tutti a Nusco, blindata per l'occasione. C'erano gli avversari di una vita e i compagni di viaggio, tutti appartenenti alla classe politica di ieri e di oggi, governatori attuali e quelli passati. E c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a testimonianza del peso del demita politico. Chiesa gremita, applauso al passaggio del feretro lungo le strade di Nusco e inizio della celebrazione. Demita avrebbe sorriso di fronte a tutti questi colleghi, riconosciuti e non. Avrebbe avuto da dire su ognuno di loro qualcosa, tra battute, punzecchiature e veri e propri attacchi frontali. E poi la gente, quella che lo ha sentito più vicino di tutti, quelli che bussavano alla sua porta per chiedere consigli, chiacchierare o semplicemente per uno scambio di opinioni. Soprattutto per ciò che ha dato all'Irpinia tutta, a Nusco in particolare. Ciriaco è stato un faro, se così posso definirlo. E lui abitava in via Piano qua e tanta gente andava, chiedeva se c'erano possibilità. In tanti hanno potuto dare atto ai loro progetti di vita. Perfetto. Vita privata, quindi, e noi non abbiamo mai dimenticato Ciriaco Demita, il percorso che ha fatto nella Democrazia Cristiana, e poi purtroppo le cose si sa, si evolvono, cambiano. È un'icona, resterà tale come insegnamento. Ha fatto tanto per il paese, e veramente c'è morto qualcuno di noi. Ha lavorato tanto per l'Irpinia, ce l'ha riportata fino alla Puglia in modo speciale. Il paese, io sono mister, il paese, lo vedete da voi, bellissimo, pulito, organizzato. È morto uno di noi, veramente. Io parlo romano, sono 12 anni che sono ritornato al mio paese, però orgoglioso di essere nuscano. Papà, stai tranquillo, non ci lasci da soli, ci lasci con un orgoglio incredibile, ci lasci con una mamma meravigliosa, quindi ci sentiamo protetti. E voglio dirti questo, che ci hai sempre detto che non ci può essere futuro senza memoria. E allora ti dico che da oggi, io sicuramente, ma credo che anche tutta la nostra famiglia, tutte le persone che ti hanno conosciuto, cominceranno a programmare il proprio futuro avendo forte nel cuore la tua memoria. Ciao papà. Demita ci ha lasciato da sindaco in carica, è l'attore che muore sulla scena, è l'onore più grande che possa avere soprattutto una persona come lui, che ha dedicato tutta la sua vita alla politica. Morirò da democratico cristiano, così aveva detto, così è stato. La politica italiana da oggi è un po' più povera, Nusco è un po' più sola. Ma di sicuro di lui si continuerà a parlare.